Il dramma nel tratto della A3 tra Cosenza e Altilia. Migliaia gli automobilisti bloccati dalla neve e dal mancato intervento dell'ANAS, come testimoniato nel nostro telegiornale delle 19.30 dal collega Riccardo Giacoia, anche lui fermo per oltre 12 ore nella neve. È letteralmente un inferno, decine e decine di automobilisti bloccati, compreso chi vi sta parlando, da ore, ormai saranno passati, io sono arrivato in questo tratto critico della Salerno-Reggio Calabria circa ormai 5 o 6 ore fa. E sono fermo da 5-6 ore insieme a tutti gli altri sventurati che stanno attorno a me, senza nessuna assistenza, senza nessuna possibilità di capire realmente quello che sta accadendo. Solo un attimo fa, prima di collegarmi, ho visto 4-5 uomini in divisa gialla dell'ANAS che ci hanno fatto spostare sulla sinistra, forse per consentire il passaggio di un mezzo spazzaneve che ancora non si è visto in realtà. C'è anche da dire che comunque con questo caos, con questa autostrada talmente paralizzata, hanno difficoltà, questo bisogna dirlo, immagino, anche i mezzi di soccorso. Ci sono tanti di quei mezzi pesanti che evidentemente non erano stati ancora bloccati perché l'emergenza ancora non era scattata, che hanno letteralmente paralizzato, bloccato ogni possibilità di accesso, credo, anche ai mezzi di soccorso. Le cose che avete sentito nel servizio di Ilaria Raffaele le ho vissute purtroppo anch'io sulla mia pelle, perché accanto a me ad esempio c'era una signora, adesso è stata fatta allontanare, che si è sentita male, ha avuto una crisi di panico, bambini che piangevano, anziani malati che avevano bisogno di assistenza. È una situazione davvero davvero drammatica. Io credo che un'emergenza così sulla Salerno-Reggio Calabria, emergenza parliamo legata alla neve, non credo che sia mai accaduta negli ultimi anni nella nostra regione. Naturalmente, l'avete sentito anche dalle interviste di Ilaria Raffaele, la gente è esasperata, gli automobilisti sono esasperati, si sentono abbandonati, se la prendono un po' con tutti. Io li ho ascoltati, li ho sentiti con il mio telefonino. Siamo fermi da 5 ore sull'autostrada. Siamo da un'oretta e mezza. Da un'ora e mezza? Sì, sì. Una tragedia proprio. È una tragedia, si prevedeva, quindi purtroppo si poteva fare qualcosa di più. Bisognava intervenire prima, no? Secondo me sì. Dove state andando? Noi torniamo da Catanzaro, perché lavoriamo là al centro di San Vitale. Lavorate a Catanzaro? Siete pendolari? Pendolari, sì, però. Non dovevate partire proprio? No, però purtroppo il nostro dovere è questo, partire, però tornare non si sa. Buona fortuna. Grazie, grazie. Vergognoso, vergognoso. Cosa si poteva fare? Si poteva fare, e secondo me si poteva fare, che ci facevano rientrare i mezzi e smaltire il traffico, o no? Bisognava avvertire prima, sì, no, sì, gli, sì, automobilisti. Sì, sì, no? Minimo. Ad Altilia Grimaldi, a Samacola d'Aquino, sì. Si poteva fare. Da quanto tempo siete fermi? Pendolari avvelenati siamo. Dalle 3 siamo. Avvelenati. Dalle tre bloccati. Sì. Senza bere, senza mangiare, senza niente. Senza andare al bagno anche. Non faccio ora. Non si vede la polizia. La protezione civile in Calabria. A Palermo c'era la polizia, faceva passare le macchine sia senza catena, senza niente. Era libero, poteva passare chi voleva. Questa è l'Italia, vedi? Noi siamo i primi artefici di questa situazione, perché non siamo capaci di fare una rivoluzione. Questo è il discorso. E ancora neve. Gente che lavora, io sono fuori dalle 5 di stamattina, che lavora a Catanzaro, e domani mattina dovrei andare a lavorare. C'è qualche bimbo se c'è qualche bimbo che sta male o un'esigenza assente, che deve fare? Mentre vediamo al nord quando c'è un'emergenza e c'è la protezione civile, in Calabria non esiste la protezione civile. O i mezzi sono fermi senza diesel, non possono ripartire. È scandaloso quello che sta succedendo oggi.